Lo dico toccandomi, perché non si sa mai. Sembrerebbe che finalmente siamo tornati a, se si usa così perché non lo so, non lo voglio dire ugualmente, a cavalcare l'onda che appunto avevamo iniziato a cavalcare a inizio campionato, ovvero che per quanto almeno riguarda le partite salenghe, sembrerebbe che Livorno riesca a fare punteggio pieno. Sembrerebbe, e spero che sia un'incidenza, e spero sia una sicura soprattutto. Però, c'è un però, come da titolo, hai sotto certi punti di vista meritato, sotto altri non meritato, meritato veramente poco, di vince. Cioè, nel senso, ora mi sto un attimo perdendo subito inizio video e non va bene, però se voglio dire che come da titolo, secondo me il Livorno oggi, nonostante comunque abbia meritato un pochinino in confronto al Trapani, che non ha assolutamente demeritato così tanto, di vince. Perché dire questo? Perché ora non guardiamo le lights, che cioè per chi le vedrà, e non guardiamo le lights stessi che hanno creato dalla partita, vedi quelli un po' più completi, perché addirittura sembra il Trapani si sia reso 40.000 volte più pericoloso di Livorno, e nemmeno controlliamo le statistiche, che se si va a vedere c'è una differenza non tanto netta tra l'art fra noi e loro. Diciamo che Livorno, se si va a vedere, secondo me una ossa generale della prestazione, non solo i giochi, purtroppo sono fissato, però non sembra mica verrebbe vedere, anche se alla fine poi soprattutto si è, non lo so, uno ti fa Livorno conta il risultato, tutto rispetto chiaramente per Livorno stesso. Appunto Livorno, se si va a vedere, non ha fatto una grandissima partita, anzi forse sono più le ossa da rivedere. Ecco, perché soprattutto in fase difensiva, se te non c'è quel culo che c'è avuto, magari soprattutto quel palo di Vergara, che non ho capito se l'ha fatto, cioè se l'ha tra virgolette procurato lui per palo lì e altre cose, riuscite, sbagli di loro. Io so come andava a fine partita, e appunto diciamo che stavolta le vogliono, ma poi non ho smentito, perché personalmente da, cioè, per quanto riguarda questo campionato, all'inizio d'ora, a parte per le due o tre partite che Livorno si vedeva che magari arrancava, che magari mancava pezzi importanti, per le più pare, Livorno ha sempre visto comunque tra virgolette voglioso di fare qualcosa, di comunque portare a casa almeno qualcosa, ecco. E oggi invece non dico che non ci ha avuto voglia, però in confronto alle altre volte, secondo me è stata una prestazione sottotono, è riuscito a fare risultato, ben venga, però diciamo che anche se mi va bene così, preferivo se appunto la vittoria era pienamente meritata, o perlomeno se in confronto a loro giocavi decisamente meglio, in maniera molto più pericolosa. Invece oggi, sì, a parte dell'occasione vera di Janic, cioè dell'azione, il gol, che l'azione a me, con fiocchi, però soprattutto sono due che mi riferisco. E appunto, vabbè, il fraseggio, chiamano sì, la triangolazione fra Pasquato e Vantaggiato. Se si lava questa serie, secondo me la prestazione di Livorno oggi, proprio a volere bene, è proprio sufficiente al minimo, proprio il minimo, per appunto, cioè, se andavi a perdere, io mi incazzavo, nel senso, invece, mi incazzavo, mi giravo un po' coglioni e dicevo che era giusto, che comunque si era perso. Invece oggi, diciamo, a Livorno sta bene dal punto di vista del risultato, ecco. Quindi cosa voglio dire, e concludo anche il video, che c'è da dire poco secondo me su questa partita qui, che per quanto riguarda io sono contento del risultato, ma anche se chiaramente non pretendo di vedere il Livorno in gioco come magari può essere il Barcellona, il Bayern Monaco, lo squadrone, via, tanto per intenderci, però magari avrebbe che il Livorno comunque provi qualcosa, almeno sulla fase del gioco, della creazione, no? Delle occasioni, e comunque che meriti quando vince pienamente di vincere, a meno che non giochi in tutta una squadra, insomma, che comunque è una partita tirata, e che gli altri, con tutto il rispetto per il Trapani, comunque siano tra virgolette al tuo livello, e non voglio dire che il Trapani comunque in confronto a noi sia boom giù, però dico che almeno per quanto visto finora sembrerebbe che Livorno abbia quella marcia in più, quella qualità un pochino in più in confronto al Trapani, e vedere comunque che il Trapani ha rischiato svariate volte di fare il gol. Ma ripeto, ma non perché è il Trapani, ci mancherebbe altro, ma il fatto di dormire, ecco, di Livorno, di essere così mosci, mi ha dato un po' noia, ecco, perché se si va a vedere, sotto certi punti di vista, come usa di un po' di culo,
fa 3-20 nel peso gol per quanto, per tutto, prima di farsi onda, perché comunque il secondo l'ha fatto all'ultimo. E quindi niente, sono contento per quanto riguarda la vittoria, che comunque culo meno, culo boh, non lo so, furbizia del Livorno che uno ha visto comunque nel tenere punteggio, quello che mi pare è il fatto che sono contento ma non contentissimo. Però ripeto, alla fine sì, uno so, bisogna vincere la partita, sì, anche se non mi garba come dovesse venire fuori il risultato, va bene, nel senso alla fine non è il risultato, però questa è una giunta mia così, ecco. E appunto credo che la partita, come ho già detto, c'era di poco, cioè non ve la sto nemmeno a parlare, perché comunque è stata meno male, il ritmo più o meno è stato veloce nel primo settembre, non c'è stata quella grandissima voglia che magari uno, almeno io, è abituato a vedere per quanto riguarda questa stagione B, però alla fine siamo riusciti a vincere, ecco, via. E niente, detto questo, il video finisce qui. Ora si devolve, la classifica sta un po' tra virgolette, no, ristabilizzando, comunque eri sempre lì, però ora sei ancora più lì, ovvero nelle zone alte, le zone più calde della classifica. E niente, boh, via, no, alla fine bisogna essere contenti, si è vinto, ma devo smettere anch'io di tra virgolette pretendere, no, dalle volte ma in generale troppo. Va bene ragazzi, niente, il video finisce lì. Ci vediamo alla prossima, speriamo di comunque almeno dal punto di vista del risultato, e l'odio toccando perché porto una merda, ma non lo dio, però magari badillo, niente, speriamo di comunque di trovarci con questo, almeno dal punto di vista della vittoria, ecco, questi risultati lì. Ovvia, l'ultima cosa, poi smetto. Il risultato della manifestazione poteva essere anche meno ampio, 1-0, bisognava vincere proprio di 1, ecco, 2-1, 1-0, 3-2, così forse anche troppo, perché il Trapani non si è meritato. Vabbè, via, vi saluto, ciao a tutti.